Il prossimo aggiornamento si intitolerà Ashen Winds e verrà caricato il 22 luglio. Ci saranno tre tipi di novità per quanto riguarda l'interazione dei proiettili con l'ambiente, un nuovo tesoro che sarà anche un'arma e modifiche per l'accessibilità. Per quanto riguarda quest'ultima, verranno implementate delle modifiche per aiutare chi è in particolari condizioni, soprattutto perché non riesce a usare due analogici contemporaneamente, quindi si potrà giocare a Sea of Thieves anche con l'ausilio di un solo stick analogico. Il teschio di cui vi ho parlato in un video passato sarà il nuovo tesoro da trovare. Esso, se venduto all'ordine delle anime, frutterà molto oro, ma potrà essere usato anche come arma. Potremmo usarlo per abbrustolire i nemici o, perché no, dare fuoco alle loro navi. Altre modifiche interessanti riguarderanno, come detto prima, la fisica dei proiettili a contatto con l'ambiente. Verrà tolto il danno arrecato attraverso i punti della nave, quindi non si potrà più colpire i pirati che si trovano in un piano diverso dal nostro, attraverso le pareti. Al contrario, sarà possibile, con buona mira, sparare ad un nemico che si trova dietro superfici semitrasparenti, ad esempio paratie o scale. Queste sono le novità contenute nel prossimo aggiornamento. Vi auguro venti favorevoli da VapingBand93. Per oggi è tutto.